L'Associazione Italiana Compostaggio promuove per il prossimo 8 maggio un momento di confronto per fare un po' di chiarezza sul mondo del compostaggio su piccola scala. Al centro della giornata dei lavori ci sarà anche la presentazione di una prassi promossa dall'Associazione Italiana Compostaggio per fare un po' di ordine nella materia. Ecco, quali sono i punti principali della prassi e con quale obiettivo è stata adottata? La prassi si inserisce in un contesto normativo carente, in un settore che è fortemente in espansione, ma che necessita di indicazioni per le stazioni appaltanti, quindi per i comuni che intendono finanziare strumenti di questo tipo, di compostaggio sul luogo di produzione, oppure anche per i progettisti che propongono progetti come ad esempio abbiamo visto di recente nel PNRR, e questo va appunto a colmare un vuoto normativo e a fornire indicazioni, secondo me, molto molto importanti, perché non è facile poi determinare esattamente qual è la capacità e la volumetria di un macchinario. La prassi va a colmare tutti questi aspetti che sono molto importanti perché il settore è stato oggetto anche di finanziamenti molto molto importanti da parte della pubblica amministrazione di recente. E quindi sono stati acquistati macchinari, ma invece è necessario che la progettazione sia fatta correttamente, che vengano fornite le indicazioni giuste quando vengono fatti i bandi. Proprio per evitare che i soldi vengano spesi nell'acquisto di macchinari che poi magari non vengono utilizzati, mettendo assieme i produttori dei macchinari stessi, i potenziali utilizzatori, sia cittadini che imprese, e provare a creare un contesto di buone pratiche nel quale calare queste strategie, diciamo, di gestione dei rifiuti organici su piccola scala. In che modo queste strategie possono integrarsi col compostaggio su scala industriale, con quali benefici? Allora, innanzitutto questa è in primo luogo un'indicazione che viene dall'Unione Europea, quindi nella modifica della direttiva quadro sui rifiuti, per la prima volta nel 2018, è stata proprio introdotta la fattispecie del compostaggio sul luogo di produzione, quindi se andiamo a vedere, la direttiva ci dice che i rifiuti organici devono essere, separati alla fonte. E poi possono prendere due strade, o quello del compostaggio sul luogo di produzione, oppure quello di, diciamo, invio a un impianto industriale su ampia scala. Ed è ovvio, che una non sostituisce l'altra, assolutamente. Però, secondo me, il compostaggio di piccola scala, oltre ad essere fondamentale in contesti territoriali particolari, come abbiamo anche noi in Italia, per cui comuni montani, comuni di piccole dimensioni, comuni dove un mezzo per arrivare a un impianto deve fare 300 km su strade dove ci sono più curve che rettilinei. E soprattutto la funzione educativa, cioè la funzione educativa del compostaggio di piccola scala per me è importantissima perché unisce proprio il concetto di economia circolare, lo spiega, lo fa vedere ai cittadini, lo fa vedere ai bambini nelle scuole. E quello è anche fondamentale per poi ridurre anche tutte quelle opposizioni rispetto alla realizzazione di impianti di grande scala. Quali sono i numeri del compostaggio su piccola scala fin qui e da quali numeri, insomma, ripartire? Al momento abbiamo delle rilevazioni fatte da ISPRA, che non è detto che riescano ad inquadrare perfettamente la situazione, perché la situazione è molto complessa, però diciamo che ecco, nel dato 2022 avevamo 301.000 tonnellate di rifiuti organici gestite attraverso compostaggio di piccola scala. E questo rappresenta più o meno il 4,2% dei rifiuti organici. Che è un valore non di poco conto. E quindi un motivo in più per fare chiarezza su questa strategia, sulle tecnologie a supporto di questa strategia e mettere assieme tutti quanti gli attori, come si proverà a fare l'8 maggio a Roma. Sarà un momento importante l'8 maggio anche perché presenteremo delle esperienze attive.
E questo mi fa molto molto piacere perché poi la cosa fondamentale è che questi macchinari effettivamente funzionino e che raggiungano il cittadino. Quindi ci teniamo a presentare quelle che sono best practice e poi ci impegneremo come associazione per far sì che tutte le macchine che sono state acquistate e sono ferme invece diventino anch'esse delle best practice.